Celebrano, che era artista di corte, ci mette Paisiello, ci mette Fergola stesso, no? Che però si rifugia il più grande matematico di fama europea, stimato da tutti, voglio dire, in Europa. Ci mettono tutti per glorificare la nazione napoletana, ma siamo sicuri che intendano glorificarla per davvero? Qua sta il problema. Non siamo, magari passando ad analisi più concrete, non siamo invece dell'opinione che chi risultava dissidente nei confronti dell'indirizzo fondamentale che viene impresso a questa Repubblica Giacobina per ciò stesso si ritrova automaticamente escluso? Allora, le problematiche sono tante. Una cosa è certa, per dirla in breve, e come avevo promesso, non ruberò altro tempo. Questo è un momento in cui, è un momento in cui si confrontano ideali contrapposti, però quando dico contrapposti non intendo dire l'uno difensore dell'ordine tout court passato, l'altro difensore invece di un nuovo ordine, eccetera, eccetera. La stessa figura del cardinale Ruffo, che pure ovviamente è la guida del re, no? La guida dell'esercito reale, lo stesso cardinale Ruffo aveva dovuto subire pesanti attacchi nello stato della Chiesa, per esempio da quanti si ritenevano danneggiati, no? La Corporazione dei Macellai a Roma, si ritenevano danneggiati dalle sue iniziative novatrici, quindi lui è un novatore, è uno che innova. Ma questo non gli impedisce di scegliere la tradizione, perché non è necessario, per innovare, abbandonare la tradizione. Invece il discorso vero, dove si misura? Me l'avete indirettamente, suggerito. Pensiamo alla storia della medicina, no? Quindi alla storia del pensiero medico. Prendiamo i grandi medici europei di indirizzo genericamente illuministico, Cabanis, il più noto di tutti, no? Questi signori sono dei veri e propri antesignani, cioè precorrono alcuni indirizzi attuali del transumanesimo, cioè vogliono proprio creare un nuovo tipo d'uomo, cioè vivono nell'astrazione. Invece, ecco, Ruffo, il mondo tradizionale, vive nella concretezza. Vive nella concretezza e quindi è proprio il confronto tra ciò che è ideologico e ciò che è invece concreto. Quando Angelo parla dell'eguaglianza, ma qui noi l'eguaglianza la dobbiamo chiarire, no? Perché tutto sommato eravamo un tempo, tutti cristiani e quindi tutti noi sappiamo che siamo al fondo uguali, ma poi ci dobbiamo capire, l'eguaglianza non deve essere astratta. E invece ora viene proposta una eguaglianza astratta. È così che si gioca continuamente il rapporto tra queste diverse componenti. Io, come dire, mi ero pure preparato una serie di passi da leggere e così via, ma il tempo è tiranno più che mai, ovviamente, e non mi è dato di procedere per evidenti ragioni, anche per non sottrarre spazio all'oratore della serata che ha curato per l'appunto l'opera di Pietro Masi. Quindi con queste brevissime riflessioni io vi saluto, vi ringrazio dell'ascolto, rinnovo i miei ringraziamenti a quanti ho citato prima, il sindaco, la professoressa di Stasi, Claudio Saltarelli e così via, e restituisco il microfono alla nostra moderatrice.